Chi sei tu? Lei è Molly. Perché è qui? È venuta con me. Lei ha ammaccato la macchina? Certo che no, ma grazie per averlo chiesto. Sei un'assistente sociale? No. Oh, merda, devi sfrattarci. No. Sei una puttana. Dylan. Troia, intendevo. Oh, mio Dio. No, l'altra sera a cena Kirk ha detto che sarebbe venuto dalla sua famiglia e siccome è molto che non mangio con la mia, io spero che a voi non dispiaccia se mi sono autoinvitata. Beh, vieni a farti un tuffo allora. Dai. Ron. Oh no, non ha portato il costume, ragazzi. In slipper reggiseno. Già. È come avere il bikini, copre la carrozzeria. Già, la biancheria intima andrà bene. Ron! Come facevano una volta, scusi. Sì, è vero, andrebbe bene. Se solo la portassi. A tavola! Ecco! Mamma fa un polpettone da paura. Ah, bene. Dopo di te. Papà, sicuro che ne vuoi un'altra? Ma che sei, dell'anonima alcolisti? Sbrigati. Ron, tesoro, non smetterò mai di farti complimenti per il tuo gilet. È bellino. Eccola. Dylan, credo che se tu chiedessi scusa a Leroy ti riprenderebbe subito. No, si fotta. Ho già in mente un modo infallibile per guadagnare. Adesso fa attenzione a quello che dice. In 15 minuti trasformo qualunque macchina in una cabrio, quindi. Cavolo. Già, sai perché? No. Due parole, riscaldamento globale. Scusa Dylan, non hai visto The Day After Tomorrow? La Terra in realtà si sta raffreddando. Certo. Come va? Tutto ok? Ultimamente? Vuoi che ti dia una mano a sistemare? Ma davvero stai senza mutande? Dylan! Ci stiamo pensando tutti. Se adesso ti inventi una scusa qualunque per andartene, io non mi offendo. Non ho intenzione di andarmene. Che lavoro fai? Organizzo eventi. Vedete? Questo è un business vero, è usare la testa. Grazie, Dylan. No, non ha finito. Chiami uno che suona, gonfi due palloncini, questa roba la strapagano, no? Sì, sì, è così. Non porto la biancheria intima. Ehi, Molly, senti un po'. Debbie e io dobbiamo sposarci. Uh-huh. Quanto mi scuciresti tu per il matrimonio? Dylan, non ti sembra un po' inappropriato? Stiamo semplicemente chiacchierando. Sei in ovulazione, per caso? Yeah. No, tranquillo. Il costo dipende da tante cose. Allora, 100 invitati più o meno, in stile corse NASCAR a Las Vegas. Io avrò un vestito da urlo, tipo bandiera a scacchi che mi avvolge bello stretto. E Dylan si metterà uno smoking arancione col logo di una ditta di materiali edili sulle spalle. Mica male. Non si è mai visto niente del genere. Sarà eccessivo. Davvero. Già. Quanto potresti chiedere, più o meno? Di base la tariffa è 15.000, non so, con 100 persone, beh, credo sui 50.000, non di meno. Ma vaffanculo, quanto? Vaffanculo. 4 birre, per favore. 3. 2. Mister simpatia, eh? Non ho più un soldo. Oh, mamma, è qui. Chi? È quella che hai conosciuto all'aeroporto? Sì, non avevo capito che sarebbe venuta. Ehi, ciao. Ciao, con i biglietti tutto ok? Oh, sì, grazie, tutto a posto. Perfetto, ti ricordi di Patty? Ciao. Oh, certo, ciao. Non credevo che saresti venuta. Sono... fantastico. Ciao. Schizzo. Come hai detto? Schizzo. Cosa? Schizzo. Si chiama Schizzo. Ma dai. È solo un semplice soprannome, non vuol dire niente, sai. È come Greg. Tu somigli molto a uno con cui ho fatto il college. Quale college? Sono io, magari. No, lui è in coma. Oh, che spasso questo argomento. Portatemi un'antiacida. Sentite, ci vediamo direttamente ai posti? Sì, perfetto. Ok. Kirk, quella Molly è davvero pazzesca. Sì, lo so. E sai cosa sta per fare? Cosa? Ti vuole affibbiare la vacca secca. Il che è perfetto per te, a te piacciono. Sì, va bene, solo che Patty non è una vacca secca, è diversa. Sì, diversa nel senso che è una vacca secca, mentre altre no. Dai, muoviti! Oh,
scusa, ti spiego. Io prima stavo urlando a quel giocatore che è un attaccante, che chissà perché continua a rimanere dietro insieme a tutta la difesa. No, resta in difesa perché gli altri giocano in power play. Ecco, sì, sì, infatti è proprio così. Vai, vai! Fox, quella mazza, tienila a terra! È divertente. Sì. Kirk, io credo che ne sappia parecchio di hockey. Così sembra. Già. Ehi, Molly! Scott Reese ti conosce? Un pochino. Un pochino. Forza, Reese, datti una mossa, fai vomitare! Certo, nessun problema. No, non mi fraintendere. Insomma, quando mi fido di qualcuno, adoro sperimentare. Sono molto generosa. Sì, sì, no, pure io. Pure io, io amo fare nuove esperienze. Io so essere generoso, so essere molto generoso. Io sono un amante piuttosto altruista. Dovrei fermarmi due minuti. No. A prendere il capitano. Abbiamo interrotto qualcosa? Chi è il tuo amichetto? Beh, lui è Kirk. Gerald McLeish. È un piacere. Salve. No. Veramente no. Cavolo, che razza di modi. Voi sarete esausti per via del viaggio. Prego, su, sedetevi. Stravaccatevi sul divano. Sul serio, lasciatevi andare. Grazie. Prego. Gentile da parte tua. Abbiamo lo stesso maglione. Davvero? Allora, questo... Sì. No. Oh, cavolo. Oh, no, Capitan Pickles, no. No, capitano. Oh. Pickles. Kirk. Scusatemi, grazie per l'invito, è stata una bella serata. Buonanotte. Che pazzo. Thank you.